di oggi è Data Stewardship e Research Data Management. Prerequisiti fondamentali per la scienza aperta. Il webinar sarà tenuto oggi da la dottoressa Shalini Kurapati, che è stata data steward all'Università TU Delft. Scusate. Come sapete, per chi insomma, ancora non ci conosce, è la prima volta che si collega, faccio un breve riassunto di chi sono le iniziative che stanno dietro a questa serie di webinar. RDA, la Research Data Alliance, è un'organizzazione i cui membri si incontrano e discutono con lo scopo di facilitare la condivisione e il riuso dei dati, soprattutto insomma, dati della ricerca. I membri di RDA, che ad oggi sono più di 8.000, suddivisi in 180 paesi del mondo, i membri appunto si incontrano e lavorano in gruppi di lavoro che sono spontanei e volontari e hanno lo scopo di risolvere problemi specifici relativi alla condivisione e al riuso dei dati. Il CNR, l'ISTI, l'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione di Pisa, rappresenta il nodo italiano di RDA. Questo nodo comprende anche la rete IOSG, l'Italian Open Science Support Group, e abbiamo circa 400 membri nazionali. Attraverso il nodo italiano potete capire di più di quello che succede a livello globale nella Research Data Alliance e partecipare anche ad attività nazionali come questi webinar. Vi invito, se volete, ad iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi ad RDA, l'iscrizione è gratuita e potete poi iscrivervi al gruppo italiano attraverso il link che trovate in questa slide per avere tutte le informazioni ed essere aggiornati sulle nostre attività. Open Air invece è la grande infrastruttura per il monitoraggio e la verifica delle politiche sull'open access e open science che sono proprio della Commissione europea e è stata istituita nel 2009. Open Air ad oggi non serve solo la Commissione europea, ma serve altri 16-17 enti finanziatori in Europa e nel mondo. Inoltre offre supporto all'Open Science a 360 gradi attraverso una rete di National Open Access Desk, i NOAD, e in Italia il NOAD è rappresentato dall'ISTI, sempre istituto del CNR, e dall'Università di Torino con la dottoressa Elena Giglia. Lascio quindi ora la parola alla relatrice di oggi, Shalini. Una breve pausa tecnica per la condivisione dello schermo. Shalini oggi farà per la prima volta, credo, la lezione in italiano. L'italiano chiaramente non è la sua lingua madre, ma è stata veramente molto brava a preparare le slide e a organizzare il discorso. Buongiorno a tutti, mi senti? Sì, Sì, ti sentiamo. ok, anche il slide è ok? Sì, Shalini, vediamo tutto. Ok, perfetto, allora inizierò. Buongiorno a tutti, grazie per aver scelto di partecipare a questo webinar. Mi chiamo Shalini Kurapati, ho fatto i miei studi e la mia ricerca a TU Delft. Durante la mia carriera di ricerca ho dovuto lavorare con diversi tipi di dati, e qualitativi, quantitativi, dati da simulazione, eccetera, eccetera, e ho sentito i problemi di RDM, come prima persona, in prima persona. E questo è quando ho sviluppato un interesse sull'importanza di Research Data Management o RDM o anche la scienza aperta. Fino a poco tempo fa, come ha detto Emma, ho lavorato come data steward a Delft. Mi sono appena trasferito in Italia e questo è il mio primo webinar in italiano, quindi vi prego di scusarmi se io faccio errori grammaticali o pronunce, eccetera, eccetera. Quindi, il programma di oggi, aspetto, provo di fare full screen, non funziona. Ok, va bene. Il programma di oggi,
Oggi parlerò perché RDM, come il titolo, e RDM e la data stewardship sono così importanti per la scienza aperta. E anche vorrei condividere mie esperienze come data steward a TU Delft. Non è che questa è l'esperienza perfetta, però è uno dei primi che hanno pensato di dare supporto per i ricercatori in questo modo di mondo di RDM e la scienza aperta. E vorrei concludere con un po' di osservazioni personalmente anche. Quindi, un attimo, che vedo qualche domanda. Ok, no, va benissimo. Niente. Ok. Cominciamo con il motivo per cui RDM e Research Data Management e Data Stewardship sono così importanti per la scienza aperta. Venendo da un'università tecnica, io no, non sono una grande fan di termine scienza aperta, io preferisco più scienza trasparente, scienza robusta. Ma questo è completamente un'altra discussione, quindi cominciamo lo stesso con il termine scienza aperta. E non devo ripetere per tutti voi che la natura competitiva del mondo accademico e la pressione a pubblicare su rivisto con alto impact factor, non lo so come dire in italiano, o dico impact factor. È così alta che c'è un termine adesso, dice publish or perish. Se tu non pubblichi i tuoi tu risultati in una rivista con alto impact factor, tua carriera in accademia non avanza. E perché questo giudicare in base a numeri come impact factor? È più sintetico, è più facile, e anziché guardare come la ricerca è stata condotta in modo olistico. Quindi è più facile per il management. Però questa cultura di publish or perish, o pubblicare o perire, è causato alcune conseguenze preoccupanti. Magari potresti già conoscere questa grafica. E la famosa rivista Nature ha condotto un sondaggio tra più di 1500 ricercatori chiedendo loro se pensano se qualche crisi di riproducibilità in scienza. Se state guardando questo grafico, voi potete vedere che più della metà di loro dicono che c'era una crisi significativa e altre 38% dicono che c'è qualche crisi. Quindi qualche crisi indice che così più di 90% pensano che sia in qualche forma di crisi in risultati scientifici. Questo è una grafica grave. Come siamo finiti con questo? E lo stesso sondaggio ho anche analizzato i ragioni o i motivi per queste crisi e hanno notato che ci sono quattro fattori importanti che contribuiscono a questa crisi di ricerca irriproducibile. Per esempio, e riportare i risultati della ricerca in modo selettivo. E vuol dire che riportare solo i risultati positivi, sopprimendo i risultati negativi. E anche, come abbiamo parlato, anche collegato, è la pressione per pubblicare, ma adesso riviste con alto impact factor. Magari vogliono solo i risultati così positivi, così importanti,
non volendo sapere i risultati negativi. E un'altra cosa più, diciamo, più di cultura, più di istituzioni, è la qualità di supervisione e tutoraggio per i ricercatori. Questo è una cosa più complessa. E una cosa molto più importante è che i dati di supporto e i metodi di ricerca e il codice che hanno usato per questi risultati adesso in questo ambiente non sono disponibili. Un attimo, non sono disponibili. Quindi questo tipo di rivelazione ha spinto enti finanziatori come H2020, European Commission Europeo, o come NWO, enti finanziatori olandesi, di mettere loro adesso stanno chiedendo a mettere questi dati di supporto, metodi disponibili per la verifica in modo FAIR. Adesso spiego cosa è questo FAIR. E anche per realizzare FAIR, avere un piano di Research Data Management, si chiama Research Data Management Plan. Io parlerò di questo Research Data Management Plan in un altro webinar a 16 maggio, però adesso scopriamo cosa è questo FAIR. FAIR sono principi, si chiama Findable, Accessible, Interoperable e Reusable. Sono principi, quindi anche c'è diverse interpretazioni, però adesso parliamo di una cosa più generale. Findable. Cosa è findable? Findable è i dati possono essere trovati quando lo cerchi, ma come cerchi normalmente su computer, su Google, su database, quindi sempre elettronicamente. E findable intende che i dati hanno metadati. Metadati sono dati su dati. Potrebbe essere semplicissimo come nome di autore, titolo e data di pubblicazione, campo di ricerca, nome di università. E potrebbe essere così semplice, ma ci sono alcuni standard, ma non parliamo oggi. Questi metadati sono necessari perché i vostri dati siano trovati e attraverso una ricerca con computer o con internet, con una database. Quindi un computer devo sapere come posso trovare i tuoi dati. E il secondo principio è accessible. Accessible è che i dati devono essere accessibili. Qualcuno potrebbe dire che ce l'ho il mio sito web. Puoi inviarmi un'email se hai bisogno dei miei dati. Solo che i siti web potrebbero non mantenuti e le persone potrebbero cambiare l'indirizzo email. E in campo di università è facile cambiare posti, ruoli. Quindi, così che non è davvero accessibile il sito web. Su email o io metto il mio hard drive, ti chiedo se tu hai bisogno. I dati devono avere un identificatore persistente, in inglese dice persistent identifier, come una DOI o c'è altri anche, ma DOI è Digital Object Identifier, è molto più famoso. Se avete interesse in sapere più di Digital Object Identifier, fate una breve Google search, è un concetto abbastanza importante. Quindi con questo Digital Object Identifier o qualsiasi Persistent Identifier, i dati o i metadati, correlato ai dati, può sempre essere recuperato usando questo identificatore come DOI. Il terzo principio è
Interoperability, findable, accessible, abbiamo parlato. Adesso, interoperable. Interoperable è i dati devono essere interoperabili con altri programmi e altri sistemi operativi. Se avete un tipo di data molto specializzato, un tipo di format, e funziona solo in sua macchina, non è interoperabile. I dati di solito devono essere integrati con altri dati. Inoltre, i dati devono interagire con altre applicazioni, altri flussi di lavoro per data analysis, per storage, per altri processi, visualizzazione, eccetera, eccetera. Solo che anche i definizioni di fair data è un po' abbastanza complesso anche per chi lavora in questo ambiente. Quindi per i ricercatori non è per niente facile. Non ho finito a parlare di reusable. Dopo interoperable, reusable è il valore il principale di FAIR e sono alti solo quando i dati possono riutilizzare. Quindi, per poter riutilizzare i dati, è molto necessario creare la documentazione su come usare questi dati. Inoltre, tu devi anche dare i termini di utilizzo e le licenze collegate, in modo che la persona che lo riutilizza conosce il termine e condizione per riutilizzo, anche se può capire di più come riutilizzare questi dati. Quindi, come ho detto prima, questi principi di FAIR sono così importanti e basano fortemente sul research data management durante la interricerca, ma sono molto difficili per un ricercatore. Nelle loro attività quotidiane, tra i milioni di cose che fanno, ricerca, scrivere proposte per i fondi, fare corsi, fare editor in un editorial board, non lo so quante milioni di cose che fanno i ricercatori, non possiamo aspettare che conoscono tutti temi di metadati, standards, le licenze, standard di denominazione per come denominare il file o folder, digital object identifier, la differenza tra gestazione o data management attiva o archivazione, e tutti questi concetti non è una cosa facile per ricercatori. Soprattutto per aspettarsi improvvisamente che i ricercatori a cui è stato finora l'unico modo per andare avanti in modo accademia è stato l'impact factor in riviste importanti, per chiedere fate tutti vostre data FAIR e andate avanti con la scienza aperta. Questo non è non è impossibile in questo. Infatti, quando avranno fatto un'indagine tra i ricercatori in psicologia, ha mostrato che i principali ostacoli tra ricercatori per condividere dati in modo fair o anche non fair, non erano legati a questioni tecnici. No, non perché non ho trovato un repository buono o il mio dato è così complesso, non lo so come funziona, ma è più di una questione di cultura. Nel senso che, non lo so, qualcuno ruberà i miei dati, cosa succede se troveranno gli errori? Magari il mio ricerca è invalido o i miei dati sono abbastanza buoni per riutilizzarlo. C'è tutte queste
problemi di cultura, perché fino adesso no, non è una cosa normale condividere una data. Invece, altri sondaggi simili in altri campi, in scienze naturali, sociali, umani, altre discipline anche hanno mostrato reazioni simili, in senso che il problema è più di cultura, di conoscenza, anziché la cosa più tecnologica. E per quello, è molto più importante avere un sistema di supporto per ricercatori, per navigare in questo nuovo mondo di scienza aperta e open science. Quindi, dato che sono stato un data steward, che supportava i ricercatori in materia di RDM, vorrei condividere la mia esperienza con voi. Ma io parlo di mia esperienza a TU Delft, ma io anche ho conosciuto e incontrato i miei colleghi in altre università in Europa, in mondo, con titoli simili. Ci sono altri titoli come Research Data Consultant, Research Data Officer, recentemente Research Reproducibility Librarian. Quindi il titolo magari cambia, ma il ruolo è normalmente. È così. E chi è un data steward? Normalmente è primo punto di contatto per tutte le domande relative a data. Se un ricercatore pensa che c'è qualcosa su una domanda sulla tua data, in senso di in tutto il ciclo di ricerca, e loro possono chiedere il consiglio di un data steward. E quindi normalmente, data steward hanno esperienza in ricerca, in modo così capiscono le esigenze dei ricercatori e consigliano loro invece che solo imporre regole. No, non è che non comporta come i poliziotti che no, tu devi fare questo o quello, ma dimmi cosa vuoi, io posso aiutare. I data steward sono più efficienti se sono specifico per una disciplina, perché il concetto di dati è molto diverso tra un architetto, un psicologo, un ingegnere elettrico o un matematico filosofo. Se tu chiedi un filosofo cosa è dato, magari tu arriva in confusione. Quindi, sapere cosa intende in una disciplina è molto importante. E il secondo è che il data generalist, in senso che noi possiamo risolvere un sacco di problemi, ma se c'è un problema specifico, sappiamo anche a chi dobbiamo contattare. Quindi questo slide, questo è un esempio di TU Delft, che le diverse attività che abbiamo fatto, diversi consigli. Consigli posso essere di come posso depositare, come archivazione, come posso aumentare la mia citazione, l'impatto di mia ricerca o miei dati. Anche quanto costano, perché anche pensare i costi di deposito, costi di manutenzione, è importante per calcolare per quando scrivi proposte di finanziamento. Anche adesso diverse riviste stanno anche chiedendo i dati per essere disponibili. Quindi questa conformità anche consigliamo, anche naturalmente come posso scrivere un data management plan. Come ho detto, alle 16 maggio io farò un altro webinar su come gestire una
Data Management Plan, e anche abbiamo molto, siamo stati molto attivi in senso di training, perché essendo vicino a ricercatori sappiamo quale tipo di training per loro è più bisogno, è collegato a RDM e Open Science. Anche consigliamo di strumenti per fare sua ricerca più efficienti che possibile. Con tutte in questo campo. Per esempio, come si dice, siamo in buon contatti con ricercatori, comprendiamo le esigenze formative legate a Research Data Management. Abbiamo anche fatto tante training con Research Data Management generali, e una cosa base, generali, però con base di feedback abbiamo anche potuto organizzare corsi su argomenti come data management su dati qualitativi. Questa cosa è stata interessante perché io lavoravo in una universitario tecnico, quindi questo in facoltà come industrial design, architettura e industria gestionale, dati qualitativi sono stati importanti che non sapevamo. E anche non sapevamo che tanti ricercatori hanno chiesto un training su Software Carpentry, dove hanno imparato i basic di linguaggio Python, automazioni con Unix Shell, version control con Git. Per esempio, anche potremmo identificare anche i ricercatori che lavorano con temi, con dati complessi. Per esempio, abbiamo un ricercatore che lavora con machine learning usando i dati dalla social media. E questo rappresenta una cosa più complessa in senso non solo etiche, ma anche legali, ma anche come possiamo raccogliere senza problemi, eccetera, eccetera. E quindi noi possiamo anche invitare lui da ricercatore per condividere la sua esperienza, quindi altri anche possono utilizzare questa esperienza. Noi abbiamo dato tanta importanza a avere contatto con ricercatori per coinvolgere, perché stavamo facendo tutto per loro, ma se loro non coinvolge non vale la pena. Quindi abbiamo fatto un programma e abbiamo preso l'ispirazione dall'Università di Cambridge di questo programma di Data Champions. Abbiamo identificato qualche ricercatore in ogni facoltà di università e sono già chi abbiamo sentito che hanno interesse in scienza aperta, stanno già praticando Research Data Management in sua attività quotidiana. Abbiamo chiesto a loro ad essere nostro data champion. Abbiamo creato questa comunità, quindi abbiamo incontri 3-4 volte all'anno. Quindi loro e nostro, diciamo, ambasciatori o avvocati, come advocates, non lo so come dire, in la facoltà. Così noi possiamo anche sempre avere questo contratto stretto contatto molto bello con nostri ricercatori tramite nostro Data Champions, anche per loro efforti. E noi sempre il nostro sito web pubblichiamo loro attività, anche abbiamo minimi fondi per se loro viaggiano per una conferenza collegato a DM, a Scienza Aperta, eccetera. Loro hanno alcuni anche incentivi per essere Data Champion. E quindi e questo è il nostro coinvolgimento con i ricercatori, e più un'altra cosa che abbiamo fatto, che nostra, abbiamo lavorato con il management per sviluppare una politica
per ADIM Scienza Aperta. E c'è già una politica a livello universitario, ma è importante anche avere una politica specifica per la disciplina, perché magari se c'è una politica che dice che tu devi depositare tutti i tuoi dati, magari questo non è così facile per chi fa chi fa astronomia o un filosofo. Quindi dobbiamo anche chiarificare questi concetti. Quindi questo progetto è ancora in corso per disciplina, però TU Delft ha già una politica universitaria. Per esempio, tutti gli studenti dottorati devono avere un corso di formazione di ADM Open Science, anche piccole cose come organizzare il tuo folder in tuo computer. Inizia così, anche c'è version control, automatic backup, cioè come posso anche i motivi incentivi perché io devo fare questo. E spiegato tutto questo politica. E noi vediamo il nostro ruolo come, perché non possiamo risolvere tutti i problemi e siamo facciamo una piccolo ruolo, ma un ruolo importante in un grande ingranaggio, in senso che noi facciamo un ponte tra biblioteca e comunità di ricerca, e anche con altri servizi come legali, finanziari, soprattutto ICT, perché specialmente per adesso tutta la ricerca senza ICT non si può fare. Quindi lavoriamo tutti insieme e condividiamo nostra conoscenza, e il motivo che il ricercatore deve essere aiutato. Questo è no, tutti noi speriamo di questo. Anche il nostro ruolo è sempre dinamico, non è che posso descrivere cos'è un data steward, ma sempre cambia, perché ricerca cambia. I bisogni di ricercatori cambiano, quindi anche noi dobbiamo aggiornare sempre cosa stanno succedendo, cos'è il nu nuovi strumenti, co più, cose più efficienti, meno noiosi, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo questo come in inglese dice un linking pin, un spider in the web, eccetera, eccetera. Quindi questo è il nostro ruolo. E finalmente, adesso, oggi, io po posso parlare tutta la giornata su questo, ma vedendo con stretti di tempo e più come diverse esperienze di partecipanti, io vorrei anche concludere un po' in cosa più generale, con mie osservazioni e conclusioni di oggi, o anche con mia esperienza, che tutti possono sempre parlare favorevole su Scienza Aperta. È difficile trovare qualcuno. Sì, io conosco anche chi non piace Scienza Aperta, però normalmente le argomentazioni a favore della Scienza Aperta sono molto forti, perché no, in inglese dice "We are standing on the shoulders of giants", perché nostre idee, no, non solo nostre, stavamo sviluppando nostre idee sopra altre grandi persone che hanno fatto in storia. Però quindi le idee e i risultati devono essere condivisi per andare avanti, per fare andare avanti la conoscenza umana. Anche, e questo è un po' magari un po' polemico, in senso che pubblicazioni senza dati sono solo asserzioni, ma io posso dire qualunque cosa, ma se io non ho un dato o metodo e un codice che è data per supportare, tu non può credere cosa sto dicendo. Adesso abbiamo tutte le possibilità tecnologiche, viviamo in un mondo digitale, quindi è così facile, come si dice, tecnologicamente condividere data, noi dobbiamo utilizzare per far avanti la scienza. E
Però tutto bene, e questo è importante, per questo stavamo parlando di ferro, di eccetera, dobbiamo capire che non è una cosa facile, non è così che possiamo pensare che tutti seguono subito, adattano subito, ma i ricercatori hanno bisogno di essere supportati, non solo supportati, dobbiamo sviluppare la conoscenza, dobbiamo insegnare cosa è ADM. Anche io non sto dicendo no, non ci sono problemi tecnologici, ma confronto aspetti culturali, risolvere problemi tecnologici sono relativamente semplici, perché adesso la cultura di condividere data e cambiare è una grande cosa. E adesso dobbiamo anche vedere come possiamo sviluppare la capacità per la ricerca con diversi altri servizi di supporto. Ho già detto che c'è un sacco di ruoli adesso: data steward, data librarian, data manager, eccetera, eccetera. Come possiamo collaborare o creare una sinergia? E questo, dicendo tutto, non so, basta se solo un'istituzione, un'università segue questa cosa, deve essere collaborativo, perché il mondo scientifico, accademico è molto collegato e come si dice, internazionale. E quindi se dobbiamo anche pensare di incentivi per ricercatori, eccetera, eccetera, ma questo è una cosa più alto livello. Grazie per vostra attenzione, e spero che io ho parlato qualcosa che è nuovo o è utile. Grazie mille. Grazie Shalini. Prego. È stato molto interessante, sei stata bravissima. Grazie, io ti Italiano, davo un brava. po'. Se avete qualche domanda potete scriverla nella chat. Io intanto comincio, volevo chiederti questa cosa. La figura dei Data Champions che tu hai fatto vedere, ho capito che sono persone che appartengono a una specifica comunità di ricerca e che fanno un po' da tramite tra il data steward e la comunità stessa, giusto? Sì, no, questo Data Champion sono già ricercatori magari molto avanzati, diciamo, avanti, no, avanti, Sì, nella avanti. carriera. Sì, non solo in carriera, anche in mondo di scienza aperta. Quindi, per esempio, uno dei nostri data champion recentemente ha pubblicato un articolo in Nature Communications. Lui ha pubblicato tutte le date, le immagini, il codice, tutto, tutto, tutto. Non abbiamo, no, anche prima di questo programma lui faceva così. Ok, ma Quindi, come, sì. Perché come vengono scelti? sempre per questa disciplina specifica, perché noi abbiamo un sacco di contatto con ricercatori, e parliamo con il capo di dipartimento, eccetera, eccetera, capiamo un po' com'è la cultura. Quindi una cosa un po' anche, diciamo, un aspetto sociale. Dobbiamo parlare tanto per capire chi fa cosa. Sì. Oh, quindi non è una specie di, non c'è un concorso per partecipare, ci sono dei No, no, requisiti. abbiamo è aperto per tutti. Tutti possono, loro devono scrivere due o tre righe, perché io sento, come detto, champion, perché, per esempio, e quindi è aperto per tutto, è open science, quindi è aperto per tutto. Sì, no, è. Ok. E
E quindi loro poi, tu hai parlato di incentivi per loro. Sì. Che tipo di incentivo, a cosa ti riferisci? Per esempio, se loro vogliono viaggiare per una conferenza collegata a data stewardship o research data management open science, abbiamo piccoli fondi per supportare. E più se vogliono organizzare un workshop per una giornata, noi possiamo aiutare anche, per esempio. Sì. Ok. C'è una domanda, te la leggo. Sì. Allora, i data champions sono quelli che rendono disponibili il maggior numero di dati o il maggior numero di volte? Ah, sì, no, no, no. Io anche come ingegnere in questo campo io non vorrei stare quantitativo in senso di numeri di volte. No, noi vediamo un tipo di interesse, anche se non rendono disponibili, anche se vogliono rendere disponibili o e mostrano un interesse in questo concetto, anche sono benvenuti in questo Data Champion. Quindi non è Quindi un... non c'è un minimo. Unica cosa che noi speriamo di avere più in tante facoltà, non solo in una. Quindi se ci sono già 10, magari diciamo basta qui, andiamo in un altro dipartimento o qualcosa. Quindi la concentrazione non vogliamo avere solo in un facoltà o dipartimento, solo questo. Sì. C'è un'altra domanda. Anna dice: grazie Shalini per la presentazione, molto interessante. Allora, la domanda Grazie. è: nell'ultima slide parli di collaborazione tra data steward, data librarian e data manager. Nella tua esperienza a TU Delft, quali erano i compiti di ciascun ruolo nella pratica quotidiana? Quindi un po' la distinzione tra questi. Capito, capito. Grazie Anna. È una domanda molto importante, interessante, perché adesso i ruoli stanno, adesso ho detto è più dinamico. In queste tre io posso dire, per esempio, Data Steward e il mio ruolo è stato più collegato o allegato con i ricercatori. Quindi i ricercatori vengono al mio ufficio, chiedono, oh, io ho problema di GDPR per questa ricerca, cosa posso risolvere? O io ho una petabyte di data, cosa posso fare? Eccetera, eccetera. Io do consiglio, tu hai questi strumenti per GDPR, tu devi fare encryption, eccetera, eccetera. Io posso dare questi consigli. Sono più consulente come data steward. Data Librarian è più che lavorava sull'archivio in biblioteca, più che occupava di metadati, standard di metadati, Dublin Core, qualunque standard. E Data Librarian ha più conoscenza su la standard di metadati o licenze, eccetera, eccetera. E Data Manager, in mia esperienza, era più una persona che faceva una cosa più hands-on, in senso di database per un progetto, eccetera, eccetera. Is Anna ha risposto alla tua domanda? Perfetto, ok. grazie. Va bene. Bene, allora intanto vi dico che il webinar è registrato e troverete entro oggi la registrazione sul sito di Open Air e metteremo anche la presentazione in PDF. Ok, certo. Vi ricordo anche che il 16 Shalini ci istruirà sul Data Management Plan, quindi sarà, credo, una presentazione un pochino più pratica, giusto Shalini? Sì. Se ci sono altre domande, altrimenti io ringrazio veramente Shalini per essere stata con noi oggi. Grazie e grazie per la vostra pazienza per me. Anche perché devo dire in Italia questa figura ancora non è presente. Anzi,
colgo l'occasione per chiederti questo. Sai che nel 2017 la Commissione europea ha pubblicato questo report sulle figure professionali e diciamo, le caratteristiche che devono avere persone che lavorano nel campo della scienza e della scienza aperta. E beh, si dava questo numero, che nei prossimi anni per la realizzazione di IOSC avremo bisogno di circa 500.000 data steward. Ora, questo è un numero molto chiaramente molto, molto grande. Non so se saranno di più, se saranno di meno, però puoi dare qualche indicazione dal punto di vista della formazione, cioè dove una persona che vuole intraprendere questa carriera si può formare? È una domanda molto bella perché adesso semplicemente non c'è una strada per questo. Ci sono tante, diciamo, ad hoc, training ad hoc, se tu dici. Ma su IOSC, no, Karl Lauben, adesso il presidente di IOSC, ma grazie a lui, lui era rettore di TU Delft quando abbiamo iniziato Delta Stewardship. E lui voleva creare un master anche per data stewardship, perché lui pensa che c'è talmente grande richiesta, specialmente in laboratori per creare protocol, eccetera, eccetera. E, adesso c'è l'idea di creare un studio in università come data stewardship. Però per adesso è sempre in Olanda c'è un corso che si chiama Essentials for Data, ma secondo me è molto importante, ma è basico, non è se tu vorrei avere. Per me è stato sempre con esperienza, io ho imparato qua durante il lavoro, quindi non c'è unico. Ma recentemente ho letto che c'è un'organizzazione per scienze naturali in Olanda, hanno sviluppato una infografica per descrivere questi ruoli. Se vuoi, ti mando l'infografica, diversi Grazie, come. la possiamo inserire poi nel materiale, sì. Sì, certo, ti rimando il post recentemente, no, ma 2 settimane fa forse. Quindi sì, no, no, non c'è un corso, un studio, ma magari in futuro sicuramente sarà qualcosa. Adesso più information, library sciences, secondo me, è più adattato a data librarian, per esempio, ma per data steward ancora no. No. E senti, nella tua esperienza, tu e i tuoi colleghi di TU Delft, che background avevate? Tu sei un ingegnere, hai un PhD e gli altri, che tipo di... Sì, TU Delft è stato un esperimento molto specifico, nel senso che hanno voluto solo data steward che avevano un PhD, perché volevano essere molto vicini a ricercatori per sviluppare una cultura di, come si dice, fiducia. Però magari cambierà questo. Se più ricercatori avranno conoscenza, magari questo non sarà un prerequisito importante, ma però a TU Delft i nostri colleghi, ma quasi tutti, hanno un PhD in sua disciplina e che hanno con stile. Per esempio, io ho fatto in una facoltà si chiama Technology Policy and Management, ho fatto il mio PhD e anche il mio postdottorato lì. Quindi per me è stato molto più facile parlare il suo linguaggio, come Quindi comunque sono persone che hanno esperienza nel campo della ricerca. Perfetto, allora vedo non ci sono altre domande. Io ti ringrazio, ringrazio tutti per aver partecipato e vi invito alla prossima puntata, il 16 di maggio, trovate tutte le indicazioni e iscrivetevi, così potrete partecipare. Grazie mille Shalini, grazie anche a Ilaria per aver assistito dal punto di vista tecnico nelle retrovie. Grazie.
Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie per vostra pazienza. Ma sei stata bravissima, grazie. Grazie, grazie. Ciao. Ciao.